manifestazione Forza Nuova, la prefettura rinvia la decisione, lettera aperta della Chiesa ai militanti, non c'è spazio per il razzismo. Messa solenne in Duomo per la conclusione della visita pastorale, in tanti alla celebrazione presieduta dal Vescovo. Cameriere ferito accidentalmente con una pistola, ai domiciliari un ristoratore, nel locale trovata anche droga. Lavori Publiacqua, entro un mese sarà completato il cantiere di via Mozza sul Gorone. Sesta vittoria nelle ultime 7 giornate per il Prato, la zona playoff non è più un miraggio. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. La prefettura rinvia il comitato ordine pubblico che avrebbe dovuto decidere sull'autorizzazione alla manifestazione di Forza Nuova in programma sabato prossimo. Intanto il sindaco Biffoni ribadisce il no della città al corteo. Sentiamo. Non si è svolto oggi, come inizialmente previsto, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a Prato per prendere, tra le altre cose, una decisione sull'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione indetta in città da Forza Nuova contro l'immigrazione. Il prefetto ha comunicato ai partecipanti del tavolo che la riunione è rinviata a data da destinarsi. Per tutta la giornata di oggi non è stato possibile avere chiarimenti in merito da parte della prefettura, contattata più volte dalla nostra redazione. Il corteo è stato organizzato per il pomeriggio di sabato 23 marzo, il giorno del centenario della creazione dei fasci italiani di combattimento. Alla manifestazione ha annunciato la sua partecipazione anche il leader nazionale del partito di estrema destra, Roberto Fiore. Intanto la petizione Fermiamo la manifestazione fascista a Prato, promossa da una 60 di soggetti tra partiti, associazioni e sindacati, che chiede a questore e prefetto di revocare le autorizzazioni alla manifestazione, ha superato le 13.000 firme. Il sindaco Matteo Biffoni ribadisce la sua posizione di assoluta contrarietà all'iniziativa di Forza Nuova. La mia posizione è nota, io l'ho detta già più di una settimana fa. Mi fa molto piacere che la città si sta muovendo, movimenti, associazioni, partiti politici, tanti cittadini singoli che appunto sono preoccupati da un lato di una manifestazione che a mio modo di vedere è assolutamente ricompresa fra quelle proibite dalla legge Scelba, cioè sono i 100 anni dalla ricostituzione dei fasci di combattimento, e poi che crea un problema d'ordine pubblico perché rischia di attrarre qui persone che vogliono solo fare confusione e fare i danni, abbiamo visto in tante altre città. Io mi rimetto nella competenza e nella conoscenza dei questori, perfetto, sono tutte le autorità, poi insomma in linea di comando fino al Ministero, a Milano hanno proibito, visto che hanno proibito la manifestazione. Io mi auguro e spero, credo che ci siano tutte le condizioni per proibirla anche qui. Se il prefetto di Prato non vieterà la manifestazione di Forza Nuova in programma sabato 23 marzo, scenderemo anche noi in piazza. È quanto si legge in una nota di Potere al Popolo che chiede a tutti i cittadini della Piana di farsi sentire scrivendo direttamente alla prefettura di Prato. Anche la Chiesa pratese prende posizione sulla manifestazione di Forza Nuova e lo fa attraverso una lettera aperta rivolta ai militanti del partito di estrema destra. Prima di manifestare, venite a vedere l'impegno della città per l'integrazione, si legge nel testo. Ascoltiamo. Perché avete scelto Prato per ricordare il vostro anniversario di violenza politica di 100 anni fa? Non si festeggia un anniversario portando divisioni in una comunità pacifica. Non si festeggia un anniversario senza il gradimento di chi ti deve accogliere. Comincia così la lettera aperta scritta da 4 uffici di curia, Caritas, ufficio per l'educazione e la scuola, Migrantes, ufficio di pastorale sociale e del lavoro, ai militanti di Forza Nuova. Sabato 23 marzo è in programma a Prato la manifestazione nazionale del movimento politico di estrema destra fondato da Roberto Fiore col titolo Salviamo l'Italia. La data scelta da Forza Nuova non è casuale. Quel giorno di 100 anni fa Mussolini fondò a Milano i fasci italiani di combattimento, primo nucleo del futuro partito fascista. Anche la diocesi, come le altre istituzioni cittadine, non ritiene opportuno che in città si tenga un corteo animato da questo spirito. Prato è sempre stata una città aperta e accogliente, l'altro si è sempre sentito a casa sua, non è mai stato respinto. Prima di manifestare, suggeriscono i 4 uffici a Forza Nuova, vieni e vedi gli sforzi costanti che la nostra comunità attua per integrare ciascuna persona, contrastando la cultura delle
dell'indifferenza e dello scarto. Fino a quando ti definirai fascista, xenofobo, sovranista, razzista, violento, Prato non potrà essere la tua patria e noi non potremo permettere che tu venga a dissipare e distruggere un patrimonio culturale costruito con tanta fatica, dolore, duro lavoro, cooperazione sociale, solidarietà e altruismo, conclude la lettera. Messa solenne ieri pomeriggio in cattedrale per la conclusione della visita pastorale, il viaggio che ha portato il vescovo Agostinelli a conoscere tutte le parrocchie della diocesi. Tanti fedeli che hanno partecipato alla celebrazione in rappresentanza delle comunità parrocchiali e delle associazioni cattoliche. Vediamo. Un cammino nuovo si è instaurato, non possiamo più camminare da soli. Ma dobbiamo camminare, per usare una parola canonica, sinodalmente, vale a dire insieme. Per il vescovo Franco Agostinelli è questo l'insegnamento principale che ha lasciato alla chiesa di Prato la visita pastorale, il viaggio nel quale il presule ha avuto modo di incontrare tutte le comunità parrocchiali presenti in diocesi. Ieri pomeriggio in cattedrale una messa solenne è stata celebrata a conclusione di questo lungo itinerario durato 5 anni. E mi ha fatto conoscere tanta gente e direi ecco che ho raccolto l'edificazione di una fede semplice, diamantina, forte, di tante persone umili, di tante persone del popolo che con la loro vita mi hanno fatto comprendere ancora una volta la bellezza della fede. La messa di ieri, concelebrata da circa 60 sacerdoti, è stata anche l'apice dell'assemblea diocesana, convocata per dar modo a 170 delegati provenienti da parrocchie e associazioni di confrontarsi e dibattere su come la Chiesa di Prato debba affrontare le sfide del presente. E in attesa di leggere il documento finale che farà sintesi dei lavori assembleari, il vescovo ha consegnato il messaggio conclusivo della visita pastorale, nel quale chiede una rinnovata attenzione nei confronti degli adolescenti, mondo ultimamente trascurato, degli immigrati definiti presenza significativa nella nostra città, dei poveri e dell'animazione della cultura. Al termine della messa, ogni delegato e anche le autorità presenti in Duomo ha ricevuto una lampada a olio perché possa essere portatore di luce e punto di riferimento per il cammino di tutti. Un ristoratore pratese ha ferito con un colpo di pistola un suo cameriere ed è stato arrestato dalla polizia, che ha trovato 363 grammi di hashish nell'armadietto del locale in uso all'imprenditore. L'arresto è avvenuto sabato pomeriggio quando una volante è giunta in ospedale per segnalazione di un trentenne ferito ad una coscia con un colpo di arma da fuoco. Interrogato sull'accaduto, il cameriere ha riferito che la sera precedente, nella fase di chiusura del locale, era stato ferito dal ristoratore in maniera accidentale, una circostanza quest'ultima che è al vaglio della squadra mobile. Gli agenti hanno perquisito il ristoratore nella zona sud di Prato e nel ristorante hanno sequestrato la droga custodita in un armadietto in uso al ristoratore. Quest'ultimo, un quarantenne pratese incensurato, ha fatto ritrovare la pistola che aveva abbandonato nei campi. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. I reati a lui contestati sono detenzione di droga ai fini di spaccio, lesioni aggravate e detenzione illegale di arma da fuoco. Lavori alla rete idrica. Entro un mese sarà completato il cantiere di Publiacqua in via Mozza sul Gorone. Vediamo. Sono in anticipo di 2 settimane e finiranno entro un mese i lavori in via Mozza sul Gorone, iniziati lo scorso 11 febbraio per un importo di oltre 750.000 euro. Sul cantiere hanno effettuato stamani un sopralluogo il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore Filippo Alessi e il vicepresidente di Publiacqua Simone Barni, assieme ai tecnici dell'azienda. Nel complesso, ad oggi sono stati posati oltre 800 metri di nuova tubazione. Publiacqua e Comune hanno cercato di ridurre l'impatto del cantiere sulla viabilità e sulle attività commerciali, prevedendo doppi turni di lavoro, dalle 7 alle 19, e alcune lavorazioni notturne. Questo è un cantiere che sta realizzando un'opera strategica per il servizio idrico, che andrà a migliorare il servizio soprattutto nella zona ovest della città. L'abbiamo fatto in Vecigliano, lo stiamo facendo qui, proseguiremo su via Liliana Rossi nei prossimi mesi per andare a migliorare il servizio, dando una pressione più stabile e andando a ridurre il fenomeno delle perdite occulte, in modo da dare più acqua, perché tra l'altro le tubature che vengono sostituite sono più grandi delle precedenti e quindi porteranno maggiore risorsa in questa zona della città.
Il lavoro su Via Mozza sul Gorone rientra nel piano complessivo di investimenti che Publiacqua realizzerà fino al 2024 e che ammonteranno a quasi 26 milioni di euro per la sola città di Prato. Tra i principali lavori previsti ci sono quelli di sostituzione della rete idrica su Via Pistoiese, nel tratto da Via Mazzone a Via Montemurlo, in Via Montalese, Via Strozzi, Via Ciglianuzzo e Via Liliana Rossi. Quest'ultimo intervento è in gara per l'aggiudicazione dei lavori e dovrebbe iniziare entro l'anno. In questo caso è prevista la posa di 2,6 km di nuova tubazione e il rinnovo di 16 allacciamenti per un costo di 1,4 milioni di euro. Ci vuole un acquedotto nuovo è un lavoro importante, però garantirà ai cittadini una qualità del servizio che è consono a quanto pagano, visto che le bollette sono, come sappiamo, care. L'importante è appunto fare gli investimenti e realizzarli. E quindi noi ci prendiamo la responsabilità di farli i lavori, perché a noi ci serve arrivare in estate con un acquedotto fatto, perché nel momento critico bisogna avere gli acquedotti in un buono stato. Entro l'anno arriveranno inoltre a Prato 4 nuovi fontanelli, il prossimo entro l'estate sarà installato ai giardini di Via Picasso a Mezzana. Gli altri punti di distribuzione di acqua ad alta qualità sono previsti alla Querce, San Giorgio a Colonica e Maliseti. Due uomini di 44 e 38 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato lo spacciatore che aveva rifilato loro il pacco, cedendo in cambio di 50 euro un involucro che doveva contenere cocaina e che invece era vuoto. A distanza di qualche giorno da quell'episodio, ieri sera due acquirenti raggirati hanno rintracciato lo spacciatore in piazza Stazione. Si tratta di un trentenne cittadino marocchino pregiudicato per vari reati e destinatario di foglio di via da Prato, che è stato picchiato e derubato della bicicletta presa in pegno da due italiani che si sono detti disposti a restituirla solo se fossero rientrati in possesso dei 50 euro perduti. La lite ha richiamato l'attenzione di alcuni testimoni. Sul posto è intervenuta la polizia. I due italiani, entrambi di origine campane, uno dei quali pregiudicato, sono stati arrestati per rapina aggravata, mentre il magrebino, fatto assistere da personale sanitario, è stato alla fine denunciato per inosservanza al foglio di via obbligatorio. Due settimane di incontri tra Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino in preparazione della manifestazione che si terrà il 30 marzo con partenza alle 14.30 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. A promuovere le iniziative sono i comitati della Piana che si oppongono alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Peretola in attesa del pronunciamento del TAR della Toscana su ricorso presentato dagli stessi comitati contro il decreto di via. Il primo incontro è per stasera alle 21.15 presso la pubblica assistenza L'Avvenire di Prato. Vediamo. Verranno fatti degli incontri con i cittadini, gli incontri pubblici per quanto riguarda appunto l'invito a partecipare alla manifestazione che faremo insieme anche agli altri comitati e associazioni della Piana. E noi abbiamo invitato anche, sono stati invitati anche i sindaci che hanno prodotto che hanno sottoscritto il ricorso contro il decreto di via del 2017, che sono sei sindaci che rappresentano più di 400.000 abitanti della Piana. Li abbiamo invitati e per il momento non ci è stato comunicato alcun diniego. Quindi noi non demordiamo. Questi eventi sono, e più che altro la manifestazione del 30 di marzo, devono essere un contributo nostro e dei cittadini all'udienza che si terrà il 3 aprile al TAR della Toscana, dove appunto si spera che mettino una pietra tombale su quello che sarà il nuovo aeroporto di Firenze. La parola passa adesso alla nostra Giulia Ghizzani per conoscere i temi al centro della nuova trasmissione di Chiedilo al Sindaco, in onda stasera dopo il nostro TG. A te.
Sì, buonasera, grazie della linea. Salutiamo il sindaco Matteo Viffoni. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera sindaco, ci ha raggiunto nei nostri studi per una nuova puntata di Chiedilo al Sindaco. Dedicheremo un'ampia parte ovviamente all'ambiente, sull'onda di questo movimento pacifico verde che ha veramente invaso tutti quanti i paesi. Stiamo parlando di Fridays for Future, per capire che cosa viene fatto a livello cittadino, da parte dei cittadini, ma soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. E poi arriveremo a parlare della dislessia e di nuovi progetti nelle scuole per mettere in sicurezza i percorsi di accesso. A tra poco. A dopo. Al 31 dicembre 2018 le imprese attive iscritte al registro della Camera di Commercio di Prato erano 28.841, appena 17 in meno rispetto all'anno precedente. In termini di flussi, nel corso dello scorso anno gli uffici della Camera hanno registrato 2.472 nuove iscrizioni a fronte di 2.582 cancellazioni, un saldo quindi leggermente negativo, che ha determinato una modesta flessione del tasso di crescita del -0,3%, in linea con quanto riscontrato a livello medio regionale. E dopo la battuta d'arresto del 2017 tornano a crescere le imprese manifatturiere e soprattutto dei servizi, mentre proseguono le difficoltà nel commercio e peggiora ulteriormente il saldo nelle costruzioni. Alla Camera di Commercio va in scena l'Export Day, un evento organizzato dall'Agenzia Dogane e Monopoli per informare gli imprenditori sulle possibili conseguenze sull'import-export dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Vediamo. Potrebbero ripercuotersi sulle transazioni commerciali con il Regno Unito e quindi anche sulle aziende del nostro distretto. La data per il raggiungimento dell'accordo per l'uscita dall'Unione Europea è fissata al 29 marzo e le domande degli imprenditori e dei commercianti sono tante. Quel che è certo è che in caso di hard Brexit, un divorzio brutale, la Gran Bretagna si configurerà come paese terzo rispetto all'UE. Tutte le merci in uscita e in entrata dalla Gran Bretagna verso l'Europa dovranno passare da una dogana, il che significa adempimenti, fermo delle merci, pagamento di dazi. Se ne è parlato durante l'Export Day, che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha organizzato a scopo informativo in collaborazione con le Camere di Commercio di Prato e di Pistoia. Mentre oggi il Regno Unito all'interno della comunità non c'è il pagamento di nulla, nel senso che l'IVA viene assolta con l'integrazione della fattura, ai sensi dell'articolo 46 del decreto 331 del 93, viene assolta con l'inversione contabile. Quindi capiamo bene che dall'ante-Brexit, post-Brexit, i problemi per le ditte cominciano a essere pesanti, soprattutto da un punto di vista economico e anche di tempi. Che cosa esporta per lo più il nostro paese verso la Gran Bretagna? Essenzialmente prodotti agricoli, questo è il settore principale, però anche il tessile diciamo, è coinvolto. Quindi anche la nostra città potrebbe risentirne? Sì, potrebbe risentirne, ma non ho ancora detto in che misura. Lo scenario più vantaggioso per le aziende, delle quali molte non sono attrezzate in materia doganale, sarebbe un rinvio della Brexit alla fine di giugno, oppure l'approvazione dell'accordo inizialmente proposto dall'Unione Europea alla Gran Bretagna, ma respinto in prima battuta dal Parlamento inglese. Ricordo che sono già 3 anni che è stato fatto il referendum che sanciva l'uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea. Questo credo la dica lunga effettivamente su quelli che sono i risvolti e su quelli che sono gli effetti di questa scelta. Penso che purtroppo queste non scelte ricadranno ancora una volta sulle nostre imprese. La scorsa settimana, venerdì e sabato, si è svolta la tradizionale raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà che si tiene ogni anno nel mese di marzo. Nei supermercati Coop, Esselunga e Conad delle città, 200 volontari in pettorina rossa hanno invitato i clienti a donare alcuni prodotti. Alla fine delle due giornate sono state riempite 1.663 scatole, l'equivalente di 210 quintali per un controvalore di 72.000 euro. I promotori dell'Emporio ringraziano i tanti volontari coinvolti ed i pratesi per la generosità.
Sold out per lo spettacolo Maledettamente Pratesi Show, andato in scena sabato sera al Teatro Politeama. Ideata da Filippo Moretti e Paola Guadagno, la serata ha visto alternarsi sul palcoscenico numerosi artisti pratesi. Uno spettacolo all'insegna della musica, del divertimento e anche della solidarietà. Vediamo. Siamo la banda Bassotti, ragazzi. Allora, Bassotti, io e ne vedo uno. Io ne vedo due. Bravo! È uno spettacolo dedicato alla nostra città, un'idea che ho da tanti anni. Ho raccolto quelli che secondo me sono le persone che possono raccontare, dire, recitare, cantare, ballare su Prato, avendo le carte in regola per farlo. L'imperatore tu lo faceva il castello, il pulpito tu l'attaccava il Donatello, e poi la vecchia diventava un boss. Era una serata per beneficenza, per la Fondazione Onlus e l'Arcobaleno di Elena, che noi con la nostra compagnia teatrale, la Instabile Compagnia, seguiamo ormai da 6 anni. E questa Onlus ha il compito di aiutare le famiglie in difficoltà a causa di incidenti occorsi ai propri figli. Noi facciamo questo, aiutiamo, divertendoci soprattutto, e stasera, visto che abbiamo tutto esaurito, per noi è già questo un punto d'orgoglio. Ma questo la dice lunga sul cuore grande di Prato e dei pratesi, che quando si parla della nostra città e del nostro modo di essere si muovono, e questo è molto bello. Mi venne il mal di mare quando la rimonto stella, ah, come l'era bella, la mi riparti in volata e ho la ripresi all'obelisco di piazza San Francesco. Senta un po' il rischio, rivocandogli un bel fischio, ma lei la ossigirò. E mi ha raccattato il buon Filippo Moretti per cantare una vecchia canzone di quando ero ragazzo, una canzone che ha 40 anni ma forse non ne dimostra, per Prato in bicicletta, e contribuisco così a fare della beneficenza anch'io. Ho mezzo in cima o in fondo? Devi andare in mezzo, non mi stare lì, lì no, lì no, metti da poppa, metti da poppa, metti da poppa, metti da poppa, metti da poppa. Filippo, però ora manca 2 minuti alle 9, oh, c'è già pieno, è un sold out. È un sold, che idea è? Un sold out. C'è un soldato. C'è un soldato fuori. Porca miseria. No, si è venduto tutti i biglietti. Tutti, hai soldato. Sì, quanti sono, 700? 750 biglietti. Insomma, un bel risultato. Un bel risultato. Grazie Prato. Grazie Prato. Grazie Prato. E grazie TV Prato. E grazie TV Prato. Col suo corpo, con i piedi lui, e quello che afferra è stringere la solitudine. Adesso la pagina sportiva, parliamo di calcio. Il Prato batte anche il Serravezza secondo in classifica e prosegue la rimonta in classifica. Per i Lanieri è la 6ª vittoria nelle ultime 7 giornate di campionato. Il servizio del nostro Massimiliano Masi. Il Prato viaggia come un treno. 6ª vittoria nelle ultime 7 partite di campionato per la squadra biancoazzurra, che supera anche il quotato Serravezza, seconda forza del campionato, per 1-0. Una vittoria che conferma la voglia del Prato di proseguire la rincorsa alla zona playoff. E la vittoria è meritata, poi nel secondo tempo abbiamo schiacciato ancora di più sull'acceleratore per cercare di vincere, quindi credo che la vittoria sia legittimata dalla prestazione, e credo che poi potevamo anche chiuderla in più di un'occasione. Abbiamo rischiato solo su una palla laterale. Si comincia con un minuto di raccoglimento per ricordare lo storico presidente del Coiano Santa Lucia, Rodolfo Becheri, deceduto in settimana. Il primo brivido della partita lo regala il Serravezza con Granaiola che riscalda i guantoni al portiere pratese Fontanelli. Il Prato si accende a sprazzi. Prima è Quassi, difettoso nella mira. Poco dopo è Rozzi ad impegnare in tuffo plastico il portiere Cavagnaro. Noi oggi abbiamo fatto una partita secondo me buona. Abbiamo sbagliato 2 o 3 situazioni sotto porta che se si va magari in vantaggio la partita la vinciamo noi. Però questo qui è il calcio e
hanno vinto loro su un episodio, abbiamo fatto un errore troppo grosso per essere in questa categoria e ci abbiamo preso un gol che è incredibile. Nella ripresa la partita rimane equilibrata. Pegollo impegna l'attento Fontanelli, mentre Rozzi calcia di giustezza, ma trova un super Cavagnaro sulla propria strada. L'equilibrio della partita si rompe al 64esimo con il pratese Doc, Andrea Rozzi, che da posizione defilata riesce a trovare il pertugio vincente. È la rete del vantaggio laniero. La partita si accende. Il Seravezza ci prova con il solito Pegollo, senza fortuna, mentre il Prato nel finale si divora la palla del 2-0 con Coassi, che fallisce da buona posizione. Finisce 1-0 per il Prato, che continua la propria striscia vincente e mette la zona playoff nel mirino. È tutto su Prato Seravezza e sui campionati di calcio dilettanti. Stasera il gioco è fatto, ma per saperne di più ci colleghiamo con il nostro Massimiliano Masi. Buonasera Massimiliano. Buonasera, buonasera a tutti, 21:20, ormai lo sapete, rigorosamente in diretta con il gioco è fatto che ritorna puntuale. Parleremo del campionato di Serie D con il Prato che vince e convince. Pensate, nelle ultime 7 partite di campionato ne ha vinte 6 e ne ha pareggiate una, quindi davvero un Prato che viaggia a 1000 e mette nel mirino la zona playoff. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza avremo le immagini del super derby, quello tra il Grassina e l'Antella, con il Grassina che vince per 1-0 ed ipoteca la vittoria del campionato con la formazione di Matteo Innocenti, che adesso ha più 7 sul Poggi Bonsi. Giornata amara invece per la Zenit Audax, sconfitta sul terreno della Porta Romana per 3-1 e quindi addio ai sogni playoff per la formazione allenata da Andrea Bellini. Il campionato di promozione con il Viaccia Superstar, la formazione di Alessio Giugni, vince per 3-0 sul campo della Sestese e quindi continua a risalire la china in classifica. Pareggio per il malesisi Tobianese sul campo della Pietrasanta, stesso risultato casalingo per quanto riguarda Jolly Montemurlo che impatta con il Quarrata. Ed infine la prima categoria con la formazione del Prato 2000 che si conferma capolista nonostante il pareggio ottenuto appunto con l'intercomunale Mossumano. Vi aspetto quindi 21:20 rigorosamente in diretta, aspetto anche i vostri contributi, ricordo il numero per interagire con noi attraverso gli sms oppure l'applicazione WhatsApp, il 331-188-676. Non cambiate canale, a più tardi. Davvero piena di contenuti questa puntata del gioco è fatto, ma adesso passiamo al basket. Una Sive Prato ancora in emergenza dimentica gli acciacchi e piega Quarrata grazie all'83-74 inflitto alla formazione Pistoiese Dragons, primi in classifica, mantengono 6 punti di vantaggio sul Fucecchio. La promozione diretta nel campionato Gold è sempre più vicina. Ascoltiamo le interviste realizzate dal nostro Nicolò Landi. Davide Pinna, un'altra vittoria importantissima sofferta con lo zampino sardo di Davide Pinna, sempre con un tiro fondamentale alla fine. Allora, siamo contentissimi perché abbiamo avuto una settimana durissima, Taito non doveva giocare, ha giocato perché ci teneva, perché siamo una squadra che ci tiene tanto a stare insieme e a provare a vincere. Quindi per questo abbiamo gettato tutto il cuore oltre l'ostacolo, io e Fonta ci siamo allenati poco, Ale non stava bene. È stato fondamentale prendere 2 punti ora che ci permettono di affrontare con molta tranquillità queste ultime partite. Non abbiamo fatto nulla, le vogliamo vincere tutte e 4, però sappiamo che con 2 vittorie siamo dall'altra parte senza il casino di playoff. È un pubblico oggi super partecipe. Pubblico eccezionale, ci ha dato una mano, non era facile. Quando abbiamo avuto un paio di crisi che siamo andati a meno 6, meno 8, ci hanno spinto. Poi abbiamo iniziato a segnare, grazie al pubblico siamo andati via e non ci hanno più preso. Niccolò Gori che è diventato un protagonista, perché qua gli infortuni continuano a esserci, sti ragazzi cominciano ad accusare un po' le tante partite, c'è sempre il tuo zampino per metterli in campo. Sì, la stagione è lunga e i carichi di lavoro sono tanti, quindi qualche acciacco si inizia a avvertire, si cerca di gestire tutto in meglio, abbiamo fatto l'impossibile, soprattutto fisioterapisti, massaggiatori, per recuperare e mettere in campo i ragazzi. Oggi avevamo quasi tutti gli effettivi, i risultati sono visti, che comunque oggi è una vittoria importante, i ragazzi ci hanno messo davvero tanta voglia, tanta grinta e tanta voglia di esserci, che è la componente principale per un recupero veloce dall'infortunio.
E la telecronaca Sibe Prato Quarrata andrà in onda su questo canale domani alle 23.50 ed in replica mercoledì alle 21 su TV Prato Sport 1, canale 212 del digitale terrestre. Facciamo adesso un momento di pausa, ma rimanete con noi, tra poco l'agenda ed il meteo. Ben ritrovati, adesso è il momento di scoprire insieme la nostra agenda. Da domani a domenica al Teatro Fabbrichino lo spettacolo The Night Writer, giornale notturno con Lino Musella. Domani alle 16 nei locali della parrocchia di Santa Maria della Pietà la storia di Prato attraverso sculture e monumenti, conferenza a cura della Libera Università di Promozione Culturale, relatrice Antonella Nannicini. Sempre alle 16 al Polo Universitario Città di Prato, nell'ambito del ciclo di incontri La Grande Madre Russia, il futurismo in Russia fra Occidente e Oriente, conferenza a cura dell'Università del Tempo Libero Eliana Monarca, relatore Stefano De Rosa. Alle 18 al Centro Pecci, inaugurazione della mostra Verde Prato, sperimentazioni urbane tra ecologia e riuso. Alle 21 Officina Giovani per la rassegna e martedì del Caffè Scienza a Prato, esplorare il mondo con l'infrarosso, tecnologia, applicazioni e sviluppi, incontro con Stefano Livi, ingegnere elettronico. Infine alle 21 al ridotto del Teatro Politeama per la rassegna Politeama in primo piano, tributo a Joe Anderson, concerto con Fabio Morgera alla tromba elettronica, Stefano Cocco Cantini al sax, Matteo Addabbo all'organo Hammond e Andrea Beninati alla batteria. Prima del concerto alle 20 in programma una pericena. E adesso è il momento di collegarci con il Consorzio Lamma per sapere che tempo farà. Buonasera. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo un vasto anticiclone che tende ad interessare nuovamente gran parte dell'Europa e anche le regioni settentrionali italiane. Una depressione continuerà invece ad insistere sulle regioni meridionali italiane. Passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. Al mattino ancora condizioni di tempo instabili, soprattutto sulle zone interne, con qualche pioggia in particolare a ridosso dei rilievi appenninici e sui rilievi meridionali della regione. Schiarite invece sulla zona occidentale e settentrionale della Toscana. Per quanto riguarda i venti saranno generalmente orientali, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. Nel corso del pomeriggio ulteriore miglioramento con schiarite sempre più ampie. Le temperature nella giornata di domani sono attese in ulteriore diminuzione rispetto ad oggi. Passiamo subito a vedere la tendenza per la giornata di mercoledì, una bella giornata di sole, quindi cielo generalmente sereno. La ventilazione sarà ancora generalmente orientale, si tratterà di venti generalmente moderati. Le temperature potranno subire una diminuzione nei valori minimi, soprattutto nelle vallate più interne, mentre i valori massimi si manterranno pressoché stazionari su valori comunque leggermente inferiori alle medie del periodo. Con questo dall'AMMA è tutto, buona serata. E con il meteo termina il nostro TG. Vi ricordo il TG del giorno domani alle 13.45. A tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci.